ministro Angelini giunge a Pescara per presenziare al via del primo treno elettrico sulla linea elettrificata Pescara-Foggia-Bari. Ancora una locomotiva che va in pensione, come tante in questi ultimi tempi su altre relazioni. Dopo un servizio esemplare cede il posto ai nuovi locomotori. Da oggi saranno essi a correre velocemente sulla costa adriatica. Monsignor Iannucci Benedicente sembra chiudere un'epoca ed aprirne una migliore. Presenti anche il ministro Campilli e il direttore generale ingegner Rissone, si illustrano le caratteristiche e i vantaggi di questa elettrificazione, costata complessivamente 23 miliardi e 400 milioni. Il convoglio inaugurale lascia Pescara, ma prima di lanciarsi veloce sulla nuova strada verso il sud, porta le autorità alla sottostazione elettrica. Accoglie i visitatori una rappresentanza dei collegi dell'Opera di Previdenza. È questo uno degli 11 impianti costruiti sulla linea Pescara-Bari per la trasformazione e conversione dell'energia elettrica che alimenta le linee di contatto. Durante il viaggio si toccano numerose opere di sistemazione. Sfiorata la frana di Vasto, si giunge a Termoli. Entusiasmo e cordialità dappertutto, e in particolare a Ripalta, dove a cura dell'amministrazione è giunta l'acqua del Sele, benefico dono per molte famiglie della zona. Raggiunta Foggia, si prosegue per Bari, ultimo traguardo di questa rapida corsa. Con l'elettrificazione la potenzialità della linea avrà un aumento del 40%, mentre l'economia di esercizio sarà per ogni anno di circa 1,5 miliardi. L'Espresso del Levante collega ora Milano a Bari con un guadagno di 4 ore sui tempi prima impiegati.